Ciao a tutti, allora scuse per parlare con un ragazzo, prima di iniziare iscriviti al canale, lascia un commentino qui sotto e iniziamo subito. Sicuramente io proverei ad attaccare bottone su delle capacità che so che questo ragazzo ha, quindi se non lo conoscete bene cercate di informarvi, se è un ragazzo che vi interessa, quindi non stiamo parlando di esco, vedo un ragazzo e trovo una scusa per parlare, ma magari vedo a scuola. O al lavoro o in un gruppo di amici questo ragazzo che mi interessa, cerco di avere poi una conoscenza, cioè mi interesserebbe proprio conoscerlo, non semplicemente scambiare due chiacchiere. In quel caso proverei a cercare di capire quali sono le qualità di questo ragazzo o quali sono i suoi interessi. Per quanto riguarda le capacità, le qualità, proverei magari a capire se c'è qualche cosa che sa fare, magari che lavoro fa, quindi magari con una scusa chiedergli dei consigli riguardo un argomento, dei consigli riguardo al suo lavoro, piuttosto che magari se vado in biblioteca tutti i giorni e vedo che quel ragazzo continuamente legge, è un esempio, magari posso chiedergli se mi consiglierebbe o meno quel libro, se legge quella tipologia di libro, se ha altri romanzi da consigliarmi, perché io non sono molto esperta di quella tipologia di romanzi. Insomma, cercare di sì approcciare, ma anche magari se ci interessa davvero una persona, ripeto, non se dobbiamo scambiarci due chiacchiere al bar, per dire. Se ci interessa davvero una persona, cercare di far vedere che siamo interessati alla sua persona o che magari stiamo parlando con questa persona perché qualcun altro ci ha detto che è la migliore persona per risolvere un problema oppure per ricevere un determinato consiglio, ecco, senza fare, diciamo, la figura delle oche piuttosto che delle stupide, magari andare un attimo sul, tra virgolette, profondo. Proverei a fare così. Ovviamente mi è stato richiesto cosa faresti tu se io farei questa cosa qui. Ripeto, non è che poi se io vado al bar e mi interessa un ragazzo non ci parlo, però di solito se ho il tarlo di dover, insomma, parlare con qualcuno, ecco, magari è perché mi interessa realmente. Non è che mi faccio tanti problemi a parlare con un ragazzo che non mi conosce, ma che incontro al bar, magari mi faccio più problemi a parlare con un ragazzo che davvero mi interesserebbe conoscere, che quindi se faccio una brutta figura mi darebbe un po' fastidio. Niente, questo è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!